Salve a tutti, questo è un video tutorial per la spiegazione di Linux Audio Stack e la risoluzione di problemi che possono riscontrarsi in Linux Audio. Allora, la prima cosa è Linux Audio Stack. Linux Audio Stack è un sistema, stack significa pila, ed è la sequenza dall'hardware fino al software. Per esempio, il software che stiamo ascoltando, usando adesso per ascoltare il brano che ho composto io, e tutta la sequenza è abbastanza importante da conoscere per arrivare alla risoluzione dei problemi che ci possono essere in Linux Audio. Allora, io sono andato perché ho trovato un blog abbastanza fatto bene che è di Maurizio Siagri, e in questo blog ho trovato un'immagine che riguarda Linux Audio Stack. Allora lo abbasso un po' in modo che riuscite a leggere Linux Audio Stack. L'immaginetta cosa fa vedere? Il kernel, che è una cosa abbastanza importante, che è la parte più bassa di Linux. All'interno del kernel c'è la scheda, il driver per la scheda audio, e i primi driver utilizzati sono ALSA. ALSA è il driver utilizzato che per gestire col kernel e la scheda audio. E invece, una volta c'era OS, che era un driver, o meglio, è un driver più vecchio, e OS ha dei problemi perché, per esempio, non si collega al MIDI, quindi è stato dismesso e viene usato per poche altre cose. Per esempio, io l'ho visto utilizzato in alcuni videogiochi tipo Postal 2, aveva come driver audio OS, ed è stato un casino per me configurarlo perché nelle Ubuntu derivate OS non c'è, bisogna sapere come impostarlo, perché direttamente dopo ALSA nelle Ubuntu derivate c'è Pulse Audio. Allora, dopo Pulse Audio sarebbe l'audio che c'è sul pannello delle vostre distribuzioni Linux. E poi c'è l'applicazione, cioè la vera applicazione che usate per fare musica, per comporre musica, per ascoltare la musica e tutto il resto, o i suoni, il sistema che sentite girano. E io ho saltato Jack perché Jack di standard non è installato nelle distribuzioni Linux, si può installare a parte, e soprattutto io e Marco Paravano abbiamo installato il repository di KXStudio, quindi abbiamo installato oltre a Jack anche Cadence, e Cadence mi fa il routing di Pulse Audio Jack ALSA. Quindi in pratica qualunque cosa noi facciamo suonare arriva sempre ad ALSA. O come la voglio mettere, se io voglio dico di pilotare Pulse Audio, lui fa Pulse Audio Jack, arriva ad ALSA. Se dico ALSA, il routing adesso ve lo faccio vedere. Cadence, adesso quando stepperà il programmino, il routing è ALSA Pulse Audio Jack plugin, quindi tutto passa per Jack plugin alla fine. È un modo per avere sempre l'audio funzionante, perché metti caso che abbia un'applicazione che legge solo ALSA, io riesco a farla funzionare perché arriva Jack plugin. Oppure, se un'applicazione viene gestita da Pulse Audio, arriva comunque a Jack plugin. La cosa interessante non è tanto questo, perché questo disegnetto è solo una spiegazione. Se uno si legge in internet vari blog o vari forum, riesce a capire ste robe. Questa cosa è interessante per la soluzione dei problemi. Io e Marco Paravano abbiamo avuto un problema, che il punto bianco, il nostro microfono, non funzionava più. Allora, cosa abbiamo fatto? Seguendo queste impostazioni qui, io personalmente sono andato in Pulse Audio, quindi adesso un attimo solo, qua non vedete il microfono che sto premendo sul volume, però riuscite a vedere adesso qualcosa. Negli ingressi vedevo, qua c'è il microfono, ma non riuscivo a vedere che si muoveva. Muovevo anche la percentuale sopra il 100%, niente, non si muoveva il microfono. Quindi ero a questo livello qui, molto alto, Pulse Audio.
Per risolvere il problema, io ho pensato di andare a un livello più basso e di gestire Jack, cioè reinstallare Jack, reinstallare Cadence e reinstallare il routing, quello che vi ho fatto vedere prima. A me ha funzionato. Invece Marco Paravano ha provato a configurare di nuovo Jack e Cadence, niente. Allora cosa ha fatto? È tornato a un livello più basso, Alsa. Allora lui ha trovato questo nel suo mixer di Alsa Mixer, che è un programma che si può installare a parte, molto scarno, è da terminale, e ci sono molte voci. Queste voci sono tecniche, perché per esempio, vabbè, si capisce che il master è l'audio principale, headphone è le cuffie, però c'è le voci che ci hanno un po' fuorviato, è capture, che non sapevamo cos'era, oppure vediamo di qua, c'era anche un'altra, front mic, pensavamo che fosse il microfono frontale, e invece niente, non era quello il microfono da abilitare, e anche il capture non era quello. Alla fine siamo riusciti a capire che era il rear mic, quindi abilitando il rear mic si muoveva il microfono che c'è qua in pulse audio, perché noi consideriamo l'audio che vediamo direttamente nella nostra scrivania gestita da, per esempio qua stiamo usando XFCE, per noi questo è pulse audio. Fatto questo, abbiamo risolto il problema dell'audio perché lui ci sentiva, infatti è riuscito a aprire Audacity, provare a registrare, parlare, e la sua voce si registrava, quindi ha capito che funzionava. E allora da là ha cominciato a usare Skype, a fare il test di Skype per vedere se sentiva e funzionava anche su Skype. Abbiamo provato a parlare fra di noi con Hangout aveva un problema, meglio, ha ancora un problema, che l'audio mio torna di nuovo in cuffie, in riverbero. E oggi abbiamo provato Skype 5 beta e abbiamo visto che funziona, anche se gli mancano alcune cose, tipo la condivisione dello schermo o la condivisione di alcune parti dello schermo o di un'applicazione, però la videochiamata si fa e l'audio si sente bene, lui mi sente, non c'è riverbero. Con questo è tutto sul comparto stack audio Linux Audio Stack, e sulla risoluzione dei problemi. Comunque in internet potete trovare molte informazioni sulle risoluzioni dei problemi di audio Linux, e se volete potete chiedere una mano a me o a Marco Paravano, cercheremo di darvi una mano.